Buona domenica amici di Billiard Channel, sì, ci siamo quasi. Tra qualche ora sapremo quale sarà la squadra laureata campione d'Italia dalla Red Italia Billiards a Salerno, ma per adesso iniziamo dalle semifinali, due semifinali di lusso che vi racconteremo durante tutta la giornata sul nostro canale, almeno ve le racconteremo fino alle ore 18 quando inizierà la finalissima o giù di lì, insomma, voi seguiteci per saperlo. Un match di lusso, partiamo da qui, da Quarta Lopez, lo facciamo con Fabian Hartl in regia, Tom Ruban alle riprese e accanto a me il mio invulnerabile socio Nicola Biondi. Invulnerabile, buongiorno a tutti, giornata di grande biliardo, staremo insieme tutto il giorno per arrivare a trasmettervi poi la finalissima, come ha detto Gianluca, dalle ore 18. Ma prima della finale ci sono due semifinali davvero molto belle, o perlomeno la premessa è che siano delle bellissime semifinali. Partiamo dall'incontro tra Red Italia e Golden Eagle. Per il Red Italia schiera Andrea Quarta e il Golden Eagle schiera Daniel Lopez. L'altra semifinale, che è una partita dell'altra semifinale, ve la trasmetteremo a seguire di questo incontro, vede impegnati il Biliardo Valdelsa e il The One. Biliardo Valdelsa che ha vinto ieri sera il playoff per arrivare a giocare questa semifinale, mentre il The One attendeva di iniziare a giocare proprio oggi, dal momento che era arrivata seconda in classifica. Prima era arrivata Red Italia. La partita che vi trasmetteremo tra il Valdelsa e il The One sarà quella che vedrà impegnati nella partita polivalente, quindi nella partita scelta da Chito, Michelangelo Aniello e Riccardo Barbini. A seguire poi ci sarà una partita di doppio, ma quello poi lo vedremo più tardi. Strada facendo. Questa è una riedizione, una famosa riedizione. La rivincita, diciamo così, della finalissima della 2008 di Sarteano, dove Quarta si laureò per la prima volta campione del mondo. Quarta ha fatto vedere subito a Lopez che qualora dovesse vedere Bidia Lo sapeva già. Non è che magari gli ha fatto vedere un film che Daniel non conoscesse. Magari la prima steccata poteva magari significare, poteva fargli vedere che almeno all'inizio aveva il braccio un po' freddino, ma invece Andrea c'ha già il braccio bello caldo. Sì, risponde con questa raddrizzata Lopez, due punti per lui. Ma possibilità di sponde palla di intestare per Andrea Quarta, una delle specialità della casa, del cannibale, che però adesso rimpalla. Rimpalla e tra l'altro credo che offra a Lopez la possibilità di un bello sponda palla. Gliene abbiamo visti giocare tanti e bene. Michele Gatta, referente di Andrea Quarta, mentre cerchiamo anche il referente di Daniel Lopez dopo. Eccolo lì, Paolo Infortuna, referente di Lopez. Questa c'era e non c'era, la sforzata Lopez, preso rimpallo. Tra questi due giocatori viene sempre fuori storicamente una partita incredibile. Intanto le formazioni Red Italia capitanate dal campione del mondo Andrea Quarta, con Giuseppe Abruzzese, Rossano Torre, Giuseppe De Luca, Vincenzo Consagno e Michele Gatta. Vediamo questo striscio di Quarta che lambisce il birillo ma non lo abbatte, rimane sempre 11-2 il punteggio. Golden Eagle invece di Baiano ha come capitano Antonio Scinocca e nelle sue fila Francesco Auletta, Daniel Lopez, Carlo Diomaiuta, Giovanni Muro e Paolo Infortuna. Daniel Lopez tra l'altro acquisto di fine mercato, come si dice, è entrato a far parte della formazione del Golden Eagle, ha sostituito Fabio Margutti. Una buona conclusione di Lopez, obbligato a battere di colpo in testa, viene un angolo di seconda, i bigli si sistemano in un modo in cui Quarta sicuramente avrà scomodità nel battere, credo che prenderà il rastrello, a meno che non decida, sì, ma credo che prenderà il rastrello. Andrea lo gioca molto bene con il rastrello, uno specialista. Sì, gioca con una
posizione non convenzionale per il rastrello, non tipica gioca, dello snooker, no, gioca d'avambraccio come normale, come se giocasse con, appoggiando la stecca sulla mano d'appoggio. Però è molto abile, pensa, la stecca troppo corta, deve prendere la stecca più lunga, ci vuole la barda spaziale, sì, dal momento che non ha l'imbracciatura a, come si suol dire, a uncino. Si tiene l'avambraccio invece che parallelo al terreno, perpendicolare al terreno, così come vedo che lo giochi di una passata. E pallino, allora no, non c'è il pallino. No, no, arriva davanti, parecchio davanti, insomma, avevi ragione. Ve l'avevo detto che giocava che era abbastanza abile con il rastretto. Bravo Andrea. Per fare il pallino sull'acchito, tipica figura alla belluta, come la chiamo io, devono essere più storte le biglie, il pallino deve essere proprio sull'acchito, se no non... Sì, poi tra l'altro era anche fuori, ma anche se fosse stato l'acchito ci sarebbe passato davanti, vedete il puntino. Tanto Lopez, mamma mia, grande palla di Daniel. Fuori, che steccata da parte di Daniel. Grande distanza tra le biglie, ma Daniel riesce a confezionare lo stesso questo angolo di prima di mezzo. Poi guarda la manovra della sua, che bella, la porta al centro, perfetta questa strega. Anche pagato poco rispetto a... Si poteva fare gli 8 sbirillando, prendendo gli stretti del castello. E quarta impassibile, batte in ritirata, e che ritirata questa, questa è una trincea per quarta. Siamo abituati a vederli sfidarsi all'italiana ai 60 punti, oggi sempre italiana è, ma ai 120 punti, quindi una partita che per sua stessa ammissione mette molto a suo agio Daniel Lopez. Ma comunque anche quando giocano ai 60 sono sempre partite che terminano alla bella mediamente. Tre di calcio per quarta. Delicata questa, eh? Sfila largo e lungo. Però un lungo che, insomma, lungo che piace. Penso che si può concedere tranquillamente. Io penso che qui... parte che... Questa è brutta, eh? Non c'è neanche a giocare il pallino da tre di lunga corta a venire via. Mi sa che dovrà sforzare. Questo è brutto. Sforza il traversino a passare all'interno del pallino. Sì, ma non aprirlo troppo, così. Vediamo se arriva di forza. No. Come l'avete vista? Sì, sì, l'ha giocata proprio esattamente così. Forse è rimasto un pelo corto, ma sicuramente... voleva giocare di sviluppo di grossa, ma non esasperando l'apertura verso Birilli, più un mantenimento della posizione che altro. Penso non abbia nemmeno guardato i Birilli, Daniel, su questa palla. Giro per quarta che fa 8 e 4 12 per questo giro, a tornare indietro, colpito e affondato questo giro per quarta. Sembra che si sia presentato bene Andrea in questo primo incontro di semifinale. Ieri Red Italia in questa fase finale si è riposato, essendo primo in classifica hanno dovuto penare fino a ieri sera invece i giocatori del Golden Eagle, che... la risposta di Lopez che va vicino alla marcatura del pallino da 4, va vicino alla marcatura dei Birilli sul traversino, vicino, passa a vicino tutto. A tutto, ma non realizza niente. Quarta di striscione, sembra puntare, eh? Ah, di striscia. Ah, pensavo che la tirasse forte. Pensavo guardasse più buca, allora invece guardava proprio la lunga. Sì, l'ha tenuta bassa di forza, pur essendo impostata leggermente sul largo, chiaramente la forza ha chiuso. Però se passa, se guarda leggermente la buca, passa lo striscione forte. No? No, no, assolutamente. Pensavo... passa il girone guardando la buca, ma perché si sposta di più la contraria. Traiettoria più chiusa. Se guarda un filo di lunga, un po' meno di così, è rischioso, eh?
se passa il 7, su un biliardo che non chiude subito, potrebbe passare il 7. Però sempre un pochino addosso gli devi saltare. Beh, chiaro, devi prendere, se guardi la buca devi prenderla alla lunga, quindi un filo gli devi saltare addosso. E qui quarta decide di mantenere la lasciare la bianca lì probabilmente. Ma però è brutta. Secondo me scappa via. Secondo me guarderà poi l'altro angolo e farà strisciare la sua lungo la sponda lunga. Ma senza neanche dargli tanta forza, mi sa che la tiene corta. C'è la quel tiene... pallino. Esatto, la tiene corta, non rischia il buca a buca. Penso. Ora poi è difficile, puoi trovare lo schema di pallino, ci sta di rimanere nella parte di mezzo. Di calcio non ha niente. Ma io credo che tiri la sua in buca, sai, o intorno del 10. Io non la vedo. Vedi? No. Ma fammi vedere se la tira a stecca bassa. Si inclina un po', quindi rallenta. Vediamo la dove sua manda e spinge la gialla. Alla fine vedi se è disinteressato di quel pallino, perché era troppo il rischio di farla corta. Ma un po' come l'ha messa. Anche questo poteva essere un rischio, perché andare buca a buca male, sai, con il pallino, tirando il pallino e tenendo bassa la forza, di sicuro la tua. Secondo me non ha tirato la buca con la sua. Cioè ha tirato a rimanere un po' più lungo, a battere la corta o, e a risalire. O lungo o corto. No, non lo so. Però non si è fidato a rimanere corto sul pallino, perché se poi dopo c'è tanto posto dal pallino alla lunga. Sì, ma lascia colla. Se l'accorci la gialla rimane a colla. Ah, dice a muoverla poco. Ho capito, ma di calcio tanto quarta, gira a ringaruffare. Medie spaventose per ora per il cannibale, che appena sta avendo una piccola possibilità sta letteralmente asfaltando il castello. Sì, vuole fare la corsa in discesa, la corsa di testa, diciamo, perché sa che con Daniel Lopez, a parte il fatto che è sempre stato un avversario ostico per lui, sa che con Daniel Lopez nella partita lunga potrebbe soffrire. La risposta di Daniel con 6 punti di traversino. Abbiamo visto un Lopez in questi giorni davvero, davvero bene, giocare un bel biliardo con la B maiuscola, sempre con delle partenze un po' in sordina. Oggi non ha fatto eccezione fino a questo momento. Sì, ma più che altro c'è stato lo sprint di quarta. Sì, beh, certo. più che lo poca partenza un po' incerta di Lopez, è stato quarta che gliel'ha fatta davvero tutta appena ha avuto modo, e tutti pieni. Si è salvato intanto quarta, costringe Lopez di due, un po' pericoloso quel pallino. Questo è un barbatrucco da parte di Lopez, ma tutto a posto, passa in mezzo, ha chiesto scusa troppo presto. A posto. Scusina. Ha chiesto scusa troppo presto, pensava di far filotto. E addirittura non ha neanche coperto e Lopez il quarto può battere il giro. Vediamo se si sostiene anche a pallino. Mi sembra... abbastanza giro... deve sostenersi tanto per andare a pallino, troppo. No, bisogna vedere se vede la porzione. Tu sei sicuro che vede la porzione? A me sì, non ha mai fatto venire un dubbio. Più di girone consiglio. Chiama Michele Gatta, sentiamo. Lo sappiamo, lo sappiamo. Qui, se no non ti chiamava. O gioco lo sfaccetto. Quello meglio che non l'avete sentito. O lo sfaccetto o lo striscio di colpo. Perché lo striscio abbiamo detto no. Lo
striscio, diciamo, se l'è autoescluso. Sì, in modo colorito. Quindi vediamo, va per lo sfaccetto, dai, come ha detto. Si poteva tirare peggio. Vabbè, dai, ci sta nella tensione. Sì, no, sì. Poi a sto televisione se ne sentono, sì, dai, se ne sentono veramente di peggio. No! Ha preso butta giù il birillo Lopez su questa garuffa. No, ha preso pieno il birillo, non è che l'ha buttato giù. È andato in scarto. Ma pieno. Cioè vabbè, pieno, nel senso... No, abbastanza, non è caduto dopo, non diciamo. È caduto dopo, non con l'aria, vista la posizione del pallino, si affida al giro Andrea Quarta, che batte a 49. Sembrava peggio quando è partita, infatti anche Quarta è rimasto un po' stupito di aver fatto questi 4 punti, secondo me non contento del Cannibale su questo tiro, ma insomma per come sta andando questa partita direi che può ritenersi più che soddisfatto. Vediamo le altre partite. Allora, Rossano Torre che gioca per il Red Italia Billiards, questa è una partita goriziana a 500, sono sostanzialmente in parità con Muro a 100 punti. Gualemi avanti 60-33 nell'italiana contro Capasso, e qui si sta parlando della partita Valdezza de One. E poi sempre per Valdezza de One il derby toscano tra Cosce e Martinelli è in parità ai 178, e anche qui stiamo parlando di semplice doppi. Quindi si stanno giocando 4 partite, 4 singoli. Quarta è andata a vedere per la parabola, poi cambia idea, andrà di 2 ad affondare probabilmente, visto la posizione del pallino, o addirittura di 1 di testa potrebbe andare Andrea. Infatti, no, va di 2 a scendere d'effetto. Sì, di 2 ad affondare. Diciamo che ci sono prese di palla migliori di questa. Sì, anche peggiori. Guarda che non si è messo male. Cioè, si è cancellato il calcio. Credo. Bravo. Bravo. Se il pallino... me ha cancellato il calcio, perché questa è una palla che... Di prima fa... Insomma, no, non è semplice. Traversina è da portare di colpo con poco effetto, aumentando la forza. Seconda e terza. Mamma mia, grazie, che cosa Daniel. Ha fatto Daniel, peccato, passa in mezzo, ha fatto un super capolavoro, vediamo se è premiato anche la dalla difesa, peccato perché aveva tirato una steccata da cinema qua. E guarda, secondo me è rimasto proprio dritto al girone. E tanto di più non poteva fare, vedi che nonostante dovendo giocare di colpo ed eliminando quasi totalmente l'effetto, chiaramente la tua non corre dove, e non arriva dove deve arrivare. Quindi devi giocare in quella posizione di giochi, sostanzialmente l'altra. Guarda un po' se guardano, cosa guardano, mi sembra guardino la lunga o un pezzettino di buca che ha modo di... Ah, passa il girone. Guarda la buca, ma passa. Sì, il girone passa sempre, anche guardando, sì, chiaramente sì, se guarda, non è proprio bravo. Appiccicato. Chiaramente è un girone dove non giocate ad andare in buca con la vostra, ma giocate andate in corta. Sì. A seconda di quanto andate perpendicolare alla corta per dov'è l'avversario, state attenti magari a non giocare 10. Sì, in questo caso il 10 poco più avanti. Ma che batte lo sfaccio questo? Ah, potrebbe anche, però con la stecca così lunga. No, batte girone. Girone a ingaruffare, pallino 4 ha giocato. Andrea piace particolarmente questo tipo di soluzione. Io quando gioco in coppia con Pietro e lo vedo su queste palle qua,
ormai non è che gli dico, non ti, gli dico giochi girone in garuffare, vero? E lui mi fa sì 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 sì, a posto, vai. Lopez qui fa timido, fa i birilli larghi, che sicuramente sì, ma era corto su tutti i birilli. È il fatto che adesso glielo ritira, oddio, si deve filo spostare, meglio da tirare la forza della corta. Sì, ma è più bella, anche perché si doveva leggermente spostare. Poi se hai la garanzia di appoggiarti con poi la di tua... qua allarga di più il biliardo, da questa dal lato inferiore abbiamo visto che nelle caratteristiche di questo biliardo c'è quello di allargare di più, mentre nella parte superiore chiudicchia un po' di più, fa parte di una caratteristica chiaramente, il giocatore deve imparare man mano giocandoci. Cioè adesso ci hanno fatto più di qualche partita su questo tavolo. Pallino da 3 per Lopez a girare, vediamo se riesce. Sfortunato in una presa di biglia. Doppiamente sfortunato, perché si è messo il pallino a bersaglio. Ora vediamo se quarta. Oddio, se quarta va di calcio di prima. Ma insomma, mi sembra. Dale. No, di prima. La colpitura di quarta. Non lo so se sarei andato di calcio. No, con la mia di calcio tutta la vita. Con oddio, quella non era, di quarta. Non era semplice neanche per lui portare bene questa palla. Doveva nascere dalla grossa con tanto effetto. 67-27. È tanto il vantaggio del Cannibale su Lopez. Vediamo se Lopez comincia da qua. Una possibile rimonta. Sempre come sì. Il primo tiro che gli è capitato da questa parte l'ha inchiodata. Tipico per lui. Si sposta in modo abbastanza vistoso Daniel sulla parte sinistra. Se vediamo il replay dall'alto vedete proprio che la punta va nell'impatto verso sinistra. Guardate, già ne punta poco. Se vedete proprio la punta della stecca non ha inciso il taglio, la palla si è piantata. E quarta. Quarta si prende un ingresso che pareva non esserci. Diciamo che non fa parte dei quelli che vengono chiamati difetti, ma delle tendenze dei giocatori. È abbastanza normale incidere il taglio di più da una parte rispetto ad un'altra. Qui Lopez, vediamo se si prende la responsabilità di dare la forza del pallino per cercare di dare una scossa a questa partita. Entra tanto, cosa che anche qui abbiamo visto diverse volte verso la sponda lunga di sinistra. Quarta di Garuffa. Andrea ha sistemato le forze, cosa che non aveva fatto nella giornata di ieri l'altro, pur avendo vinto. Anche se probabilmente è un pelino difettosa anche questa. Allo striscio. Domanda di riserva. Adesso lo vediamo. Secondo me sì. Infatti lo sta tirando con poco effetto. Daniel, bravo Daniel. Grande boccia questa. Appoggiala di Daniel lì, Lopez, bravissimo. Che capolavoro questo. Bravissimo Daniel. Gli ha levato lo sfaccio, ce l'ha? Secondo me ce l'ha. Sì, c'è spazio. Ci si butta come un falco Andrea Quarta. Poi non l'ha presa neanche tanto male. Si poteva prendere peggio. Mamma questo. Mia, che lavoro che è questo. Così si gioca solo in paradiso, eh? Mamma mia. Disarmante, sulla palla davanti è veramente disarmante. Steccata fotonica, eh? Su queste esecuzioni, ma un po' su tutte, è veramente disarmante. Duomo di tre di Daniel che chiaramente dà la forza del pallino, se avesse preso piena la palla avversaria, è una buona forza comunque. Quarta, questo pallino se lo andrà probabilmente a cercare, di solito
le allunga, anche questo un po' più distante dalla sponda. Poi verso quel lato lì che ha bisogno di un po' più di forza, vedrai che ci tirerà bello velocino. Stretto. Vabbè, questa ormai l'abbiamo vista, lì si entra di più. Però la forza era questa, gli ha dato serenamente la forza del pallino, anche perché non c'erano grandi problemi, c'era tanto spazio per bilanciare le biglie in quella situazione. Lopez deve cercare di far qualcosa, ricordiamo, singolo all'italiana ai 120 punti, è attardato con quarta più 43. Lopez prende relativamente bene questa garuffa. L'ambisce il birillo esterno dell'italiano. È relativamente che è brutto per Lopez. Politicamente, infatti, anche perché se non ha lo spazio, tira l'angolo di prima di mezzo colpo, arrivo 3 probabilmente. Ma anche le 6 ci potrebbe regalare. Le 6 non arriva lì. Però è un tiro che gioca spesso. Eccolo qua. 6. Non arriva a pallino, ma fa i birilli. Ma non arriva a pallino. Vediamo se non invece arriva a anche a pallino. Sì. Quarta 7. Le 6 le gioca in un modo micidiale. Preso, non hai più segreti per me, Andrea. Questo così, quando c'è l'alternativa, però l'ho gioca talmente bene. Tra l'altro è stato distantissimo dal rimpallo con le biglie. Beh, distantissimo. Sì, insomma, gioco forza, un pochino ci passi vicino, Non c'è passato vicino come... Perché se sono più dritte passa prima la battente spostandosi di più verso la corta. Se sono così passa prima l'avversaria sull'ipotetica linea di rimpallo. Allora andiamo anche questa, andiamo Andrea, tutti a casa. Posto. Adesso vedrete Lopez che prende le biglie e le tira al bar. Io guarda, una volta quando trovai la buonanima di Pineiro, che me le fece tutte, l'ultimo tiro quando arrivò al 5,96, presi una biglia, me la mise in tasca, però voglio vedere se me la fai, Patrizio, anche se mi fai anche i birilli con la biglia in tasca. Rimpalla Lopez su questa esecuzione di raddrizzata. Infatti, guarda, Stefano ci chiede una domanda: ma siete sicuri che quarta sia umano? Comincio a dubitare. Sì, ma non è che è da oggi che dubito della cosa. Però insomma, oggi particolarmente devastante. Quando gioca così non gli fai niente. Sì, puoi fare una cosa, sinceramente, che stai a guardare magari se gli rubi qualcosa nell'esecuzione. Ho nel cuore Daniel, che non ha avuto praticamente nessuna chance. Sì, quell'errorino su quando ha portato via il birillo, ma insomma, ragazzi. Ma tra l'altro non l'ha neanche pagato tanto, perché ha fatto 4 di giro, quindi. Vediamo il parziale delle altre partite. Muro è avanti 194-124 a semplice doppi. Matteo Gualemi è sopra 104-93, gliela sta dando dura. Tommasino Capasso era indietro di 20-25 punti prima, mentre Davide Martinelli avanti 3-42-52 contro Michele Cosci. Qui si sta parlando di Goriziana, anche qua semplice doppi. Siamo a 25 minuti di partita, ci dice il nostro Fabian. Allora, quindi... non è finito nessun incontro, ancora non diamo i punteggi. Comunque ricordiamo che i singoli assegnano 20 punti, sì. Poi i doppi ne assegnano 30. Oggi, in caso di parità, non vige più la regola che c'era ieri, che la migliore classificata passa il turno, ma ci sarà lo staffettone di spareggio. Quattro giocatori che si affronteranno nella lunghezza dei 320 punti, con frazione chiaramente da 80 da punti. Da 80 cada punti. Bella, eh? Un bello staffettone a 320, tanta roba. Staffettone a 320 lo fa in due sessioni, fai la pomeridiana e la serale. Intanto non si salva quarta, Lopez può attaccarlo probabilmente con questo giro di passaggio. Vediamo se riesce a bilanciare le biglie
soprattutto la battente. 4 punti sono relativamente pochi, considerando che c'è possibilità di bricolla per quarta. Daniel ha rammaricato, ma io penso neanche troppo, perché qui qualsiasi essere umano, adesso qualche giro a vuoto ora per Andrea, ma qualsiasi essere umano qua, umano e non, tra l'altro ci sta seguendo dal Brasile, in Brasile sono le 5 della mattina, anche il patrono del Re d'Italia Marco Giordano, insieme a Pasquale Petrone, ne abbiamo appena sentiti poco prima della diretta, e Petrone mi ha detto: guarda, vedi che qua sono le 5 della mattina, ci siamo svegliati presto per vedere giocare Andrea. Beh, e Andrea giustamente doveva dargli un motivo valido, Andrea, certo. Quindi giocando così, vedere che gli tira il calcio al pallino da 4, tira il pallino da 4, sì, ma se è andato a vedere, per se no non aveva senso se andasse a vedere, per giocarlo un po' più veloce, tanto se gli batte addosso al 4 ritorna, rimane nella zona di sinistra del tavolo tra 10 e il 20. Sta guardando anche se esce di rimpallo. Secondo me ha poco senso aumentare la forza. Anche perché, scusa, non può prendere rimpallo? Se dà la forzettina di spostarlo di poco, se prende rimpallo può fare Steola. Cioè la gialla rimane lì, di rimpallo la sua passa largo del pallino. Steola è distante quel pallino lì. Poi può essere, ma... Vedi, cioè se trova rimpallo... Ah no, ha giocato dalla corta. No, non l'ha giocato come dicevamo noi. No, lui è andato a vedere o l'impatto con il 4, che chiaramente il 4, con questa o, forza... O arrivare a pallino da 4 di striscio largo. O addirittura arrivare a pallino da 3. Sì, pallino da 3 di striscio largo. All'inizio magari ha valutato l'uscita senza usare le due sponde, ma usandone una sola. ...102-54 per Andrea quarta. Dalla grossa quarta. Andrea, solo due. Quarta due. Comunque... Prima volta che ha fatto due. Sì, sempre con una qualità... Vediamo gli altri parziali. Sentito... Allora, praticamente in parità la sfida tra Muro e Torre. Matteo 114-97 e poi Martinelli 4-36-304 contro Michele Cosci. Matteo, mancano solo 6 punti. Peraltro il prossimo incontro che seguiremo è proprio un incontro del Colle Valdelsa contro la Trick Shot, contro la The One. Tra Michelangelo Agnello e Riccardo Barbini. Fatto anche 4. Piacerebbe rivederla questa. Si è dato girone. Sì, non ho capito. Come ha fatto? Ha venuto lo sblocco di Buca. No, bellissimo il movimento della sua, che è riuscito nonostante la distanza ad addormentarla. Però non ho capito dove ha battuto. Sì, poi l'ha battuto forse sulla lunga, ma è venuta una traiettoria un po' curiosa. Qui Lopez per forza deve appoggiarsi al pallino da 3. E qui. Quarta non credo si farà sfuggire il pallino da 4, anche se deve trovare il modo di battere. Insomma, deve... Alla fine... Se ne va. Giustamente non... Sì, era troppo scomodo. Non ha... Sì, ma ho capito, ma forse non ha neanche tanta voglia di prendere tutto... Ha un buco. Bella di taglio contro, guarda che bella. No, forse neanche voglia di adoperarsi a prendere l'alabastra spaziale per giocare il pallino da 4. Poi se il buca buca si gioca così, insomma. Passaggio di sponde biglia per Lopez.
che tra l'altro fa un capolavoro difensivo tutt'altro che semplice, ma capolavoro che concede gioco forza una bricolla ad Andrea Quarta. Gli è partita un po' timida, infatti è risultata stretta. Ma sì, guarda, relativamente timida, ha sbagliato, può aver preso anche lui un abbaglio di battuta, magari contava in uno scivolamento più importante. Le biglie guardano cosa? Vediamo. Guarda un briciolo di corta, ma volendo di porzione esce ancora con questa angolazione. Mancabile, questa soglia c'è sempre, immancabilmente. Dopo se si rialza, giustamente. Che fastidio, però. Che fastidio. Fino a di 3. Questo vuol dire abbracciare la sconfitta. Perché non ha libera la strada del filotto anche a voler tirare il capolavoro. Bravo Daniele, intanto. Anche a voler tirare il capolavoro di filotto, se lo prendi di prima, fai il pallino, o ti affidi all'impatto col pallino. Poi insomma 108 a 57 con quarta. Non hai neanche tutta questa voglia probabilmente di provarci, perché poi tutto può succedere al biliardo. Ma... tanto si guadagna anche questa occasione di giro. Vediamo se gli si chiude qui. Ma purtroppo non la sfrutta. Purtroppo chiaramente per lui non la sfrutta. Sì, nonostante abbia fatto negli ultimi tiri qualche giro a vuoto, Andrea. Qua giocherà di colpo. Per angolo, cappello da preto, angolo di seconda. Angolo di seconda. Non se si allarga sui birilli. Oh, guarda, fammi fare tanto bravissimo quarta ancora. Un ottimo mantenimento della posizione, due punti. Fammi fare un saluto a dei ragazzi che ci seguono sempre dalla Casa del Popolo di Limite, che sono molto amici della mia collega che lavora con me, quindi li saluto, Luca Pardini, ma sono tanti che Limite è vicino a Empoli. Attenzione, e forse si conclude così, si concluderà dopo. No, per fortuna si concluderà dopo, sì, perché sarebbe stato veramente troppo la bevuta in questo giro da 14 per Lopez. Gualemi vince sul capasso, quindi diamo 20 punti quarta al Valdezza. Fisce 4. Appuntamento solo rimandato, guarda come la bilanciate. Insomma, 118 a 73. Questa partita che non ha di fatto avuto storia, molti più i meriti di quarta che i demeriti di Lopez. Anche perché ricordiamo che sulla palla in mano che ha concesso Daniel Lopez, prendendo il birillo di Garuffa, l'unica quarta, volta che ha fatto quarta, ha realizzato solo 4. Veramente pochi tiri non andati a segno per il Cannibale. Questo è uno di quelli. E probabilmente la concentrazione che si è un po' abbassata per Andrea, che capisce di aver ben saldo in mano questo incontro. Vediamo se Daniel ci regala una ultima perla. Giro volante di misura. Questo potrebbe essere davvero una bella perla. Vediamo se si mette lì al posto del rosso. Mamma fa mia, che bello! Rosso, che bello! Fantastico, palla. Lopez. Tiro più bello dell'incontro. Sì, che bella questa. Questo è il bello del giro volante.
tanto andiamo in diretta, in presa diretta per, con quarta, sponda palla, credo veloce per il Cannibale che gli salta pallino sopra, vediamo se fa il pallino da tre e chiude quarta. Comunque una gran bella partita per il Cannibale, Lopez ha potuto fare quello che avete visto poco, però diciamo ha chiuso la sua prestazione molto sportivamente, pacca sulla spalla d'Andrea, niente da dire, qualche tirino è andato un po' a vuoto, ma nel momento determinante dell'incontro il Cannibale ha innestato una marcia veramente imparabile, quindi quasi illegale, ecco, illegale l'avevamo detto una volta già di Giacchetti, l'avevamo detto illegale, vabbè, qui è un quarta illegale, quindi 20 punti per il Red Italia, 20 punti già conquistati da Gualemi per il Valdelsa. Vediamo, chiudiamo con gli altri parziali, vediamo se c'è qualcosa di nuovo o se c'è qualcosa che sta arrivando in chiusura. No, siamo lì, Giovanni Muro 3.22 e 2.86 Rossano Torre, mentre Michele Cosci ha vinto Martinelli, quindi altri 20 punti al Valdelsa, chiude Martinelli, quindi 40-0 per Valdelsa contro il The One e 20-0 questo risultato parziale del Red Italia con il Golden Eagle. Deve terminare, l'unico incontro da terminare è Torre Muro che giocano ai 500 semplici e doppi, quindi si devono assegnare anche questi 20 punti per terminare il primo turno di gioco. Comunque volevo dirti che alle 10:30 del mattino siamo arrivati ai 2000 dispositivi collegati, Tanta roba, quindi tanta grazie roba. Vuol dire che la campanellina funziona, eccola qua, allora la campanellina ve la fa vedere il nostro Fabian, e tra l'altro se ne avete voglia condividete il filmato, facciamo vedere anche a chi magari il biliardo non lo conosce le finali di questa, la fase finale di questo campionato italiano. Allora noi ci rivedremo a brevissimo in diretta, quindi è prevista per le 11:30 infatti il tempo di prova biliardo. La partita che vi trasmetteremo sarà dell'altra semifinale, abbiamo trasmesso prima Red Italia Golden Eagle, adesso trasmetteremo una partita di Valdelsa The One tra Michelangelo Aniello e Riccardo Barbini nella partita scelta da Chito, partita scelta da Chito che può essere o all'italiana a 120 o a goriziana semplice doppia a 500 o tutti doppi ai 600, quindi voi non vi resta altro che prendervi un caffè, rilassarvi un po' e attendere che arrivi un'altra volta la notifica di BDR Channel, della diretta BDR Channel per Aniello Barbini, quindi davvero tra pochissimo, cioè tra circa 20 minuti, a dopo, e rimanete con noi su BDR Channel, il canale del biliardo. Ciao.